Natale si avvicina e ho deciso di preparare per voi con il Mestier Cuisine una torta natalizia. È una rivisitazione della tipica Christmas cake, dolce della tradizione irlandese, ma ho fatto alcune varianti per renderla un pochino più italiana. Innanzitutto ho tolto l'alcol in modo che possano mangiarla anche i bambini e ho ridotto la tipologia di frutta secca presente al suo interno. È comunque un dolce molto molto natalizio, sia nel profumo che nel sapore, aromatizzato alla cannella e con un sacco di ingredienti che vi vado ad illustrare nel video che segue, in cui scoprite anche come realizzarla molto molto facilmente con il nostro Messier Cuisine. Quindi seguite il video e poi provate a farla anche voi. Vi vado ad illustrare tutti gli ingredienti necessari per la preparazione della nostra torta natalizia o Christmas cake. Sono tanti, quindi carta e penna. Iniziamo dal burro. Sono necessari 225 g di burro, 180 ml di acqua, 200 g di uvetta, 200 g di mirtilli essiccati, 200 g di prugne secche denocciolate. Poi abbiamo bisogno di 228 g di farina, di 3 uova battute, abbiamo bisogno di 100 g di zucchero di canna, 75 g di frutta secca mista. Poi una quantità a piacere di marmellata di albicocca che ci servirà per rifinire il nostro dolce. Poi abbiamo bisogno di una coppetta dove abbiamo messo un cucchiaino di bicarbonato, un cucchiaino di cannella e mezzo cucchiaino di sale. E poi come aromi useremo arancia e limone. Se avete delle bucce grattugiate di questi agrumi, potete usare anche le bucce grattugiate. Adesso vi faccio vedere la prima fase della preparazione, nella quale metteremo burro e zucchero nella boccale del nostro Messier Cuisine per scioglierli. Quindi procediamo con lo zucchero, il burro, mettiamo il tappo al nostro Messier ed impostiamo temperatura 60 gradi per 5 minuti a velocità 2. Quindi abbiamo detto 60 gradi velocità 2 per 5 minuti. Perfetto, adesso andiamo ad aprire il tappo e vediamo come si è sciolto il burro con lo zucchero. Questo è l'interno del boccale. Con una spatola andiamo a portare verso il basso quello che è rimasto sui bordi, sulle pareti del Messier, e andiamo a mettere la frutta secca, ma non tutta. Mettiamo soltanto l'uvetta e i mirtilli secchi. Uvetta, mirtilli, e andiamo a mettere anche l'acqua. Dopodiché chiudiamo il nostro tappo del Messier e andiamo ad impostare temperatura e velocità. Imposteremo innanzitutto la funzione reverse, poi andremo a mettere velocità 1, temperatura 90 gradi per un tempo pari a 12 minuti. Perfetto, il tempo è trascorso, andiamo a vedere all'interno del Messier cosa è successo. Questo è quello che troverete nel boccale. Come al solito, con una spatola portiamo giù quello che è rimasto sui bordi e sulle pareti. E adesso andiamo ad aggiungere il resto della frutta, quindi le prugne e il resto della frutta secca. Dopodiché mettiamo le uova, che vi avevo detto erano già battute, ed infine la farina in cui avremo versato le spezie preparate in precedenza e mescolato. Quindi versiamo anche questa nel boccale. Abbiamo messo anche i nostri aromi, limone ed arancia, mezza fiala, o come dicevo prima, se avete le bucce grattugiate ancora meglio, devono essere ovviamente agrumi non trattati.
Adesso mettiamo il coperchio e procediamo con le impostazioni. Metteremo sempre la funzione reverse, la velocità sarà 2, la temperatura non la impostiamo, ma impostiamo 50 secondi e diamo il via. Vediamo il risultato all'interno del boccale. Vi consiglio di amalgamare con una spatola il contenuto del boccale, il composto che avete all'interno del boccale, in modo che sia più uniforme possibile, e poi andiamo a preparare la teglia in cui versare il nostro impasto. Ho foderato uno stampo di 18 cm di diametro, con i bordi molto alti, o se volete potete anche utilizzarne uno con i bordi leggermente più bassi, ma di un diametro pari a 20. Quindi vado a versare l'impasto all'interno della teglia che ho ovviamente foderato con carta forno sul fondo. Adesso vado a battere la teglia sul piano di lavoro, in modo da togliere tutta l'aria e da uniformare l'impasto al suo interno. Mentre facevo tutte queste operazioni, ho messo a preriscaldare il forno a 160 gradi in modalità statica. Adesso inforno la mia torta natalizia, la lascio sempre a 160 gradi per circa 75 minuti. Mi devo ricordare che intorno al 50° minuto dovrò coprire la superficie della tortiera con della carta di alluminio per evitare che si scurisca troppo o si bruci in forno e tra 75 minuti vi faccio vedere il risultato finale della nostra torta natalizia. La torta è uscita dal forno. Adesso devo aspettare che si raffreddi per poterla togliere dallo stampo. Ho tolto la torta natalizia dallo stampo perché si è raffreddata. Adesso vado a cospargerla, ma questo è un procedimento opzionale da fare solo se vi piace, con una marmellata di albicocche, una composta di albicocche allungata con un pochino di acqua tiepida. Quindi spennello la superficie della mia torta natalizia fino a lucidarla. La torta natalizia è così pronta. Adesso faccio una fetta e vi mostro l'interno. Questo è l'interno della nostra torta natalizia. Vedete, è una torta molto umida e molto morbida e si vedono benissimo tutti i pezzi di frutta secca. Spero che la ricetta vi sia piaciuta e se vi è piaciuta vi invito a mettere like a questo video e ad iscrivervi al mio canale in Cucina con Messier. Inoltre potete anche iscrivervi al nostro gruppo Facebook Messier Cuisine Connect e Plus Italia per scoprire tante ricette e scambiarle con gli altri utenti oppure seguire il sito www.messierricette.it. E buona torta natalizia a tutti e buon Natale!